Pensare che un bambino rischia di non conoscere una realtà del genere, quindi non potersi muovere, essere condizionato e penalizzato per tutta la vita, non mi fa dormire di notte e quindi continuerò il più possibile a proporre giornate come questa. L'idea di creare un progetto in cui portare i ragazzi a muoversi, i bambini a muoversi, parte dalla mia esperienza personale. Mi rendo conto che loro, rispetto ai bambini che vedono, hanno molte meno opportunità di muoversi, molte meno opportunità di capire cos'è il movimento e cos'è il gioco. Spesso mi sento dire anche dalle mamme che magari sono esclusi in classe o che comunque sono poco considerati. Ecco, l'idea è di dare a loro degli strumenti che poi si possono giocare nella vita di tutti i giorni, nell'intervallo a scuola, nel gioco all'asilo, nell'oratorio, in tutto quello che prevede il fatto di sapersi muovere. Si cerca sempre di far fare ai bambini, anche che non vedono, tutto quello che fanno i bambini che vedono. Io non mi sono mai posta dei limiti, non li ho posti mai anche lei, però effettivamente ci sono delle attività che non sono gestite al meglio per i bambini che non vedono, hanno delle difficoltà oggettive, fisiche, e quindi mi rendo conto che queste opportunità che voi state dando ai nostri bambini sono fondamentali, perché li fanno sentire liberi, li fanno sentire loro stessi. Io vederla correre con il sorriso, per me è stata una grande gioia questa mattina. Un bambino che non vede è un po' più sfortunato, perché chi vede, appunto, il gioco se lo può anche creare da solo, basta un cortile e un pallone e già si può giocare. Per chi non vede bisogna almeno all'inizio creare dei presupposti, quindi un ambiente protetto, delle persone che abbiano un modo, insomma, di stargli dietro e di consigliare loro cos'è il movimento. Questo progetto è veramente una grandissima opportunità per i nostri figli. Io sono il papà di Lorenzo, un bambino ipovedente di 6 anni. Per noi Daniele Cassioli è un grande riferimento, siamo fortunati di averlo qua a Gallarate, perché è sicuramente un aiuto importante che ci sta dando per la crescita dei nostri figli. Oggi è stata una giornata con l'atletica, facciamo lavoro sui tappeti elastici, li portiamo a volare, poi può arrivare lo sci nautico. Tutto quanto è movimento, per noi è un qualcosa che migliora e migliorerà la loro vita in futuro, nell'accettazione sociale, nel rapporto con gli altri ed eventualmente in uno sport. Avere di fianco a me durante gli allenamenti un atleta vero è un aiuto non solo per me come allenatrice, per avere un modello, no? Qualcuno che può dimostrare che tutti possono fare sport ad alto livello. Sei intanto di ispirazione per i bambini e per le famiglie che guardano, e poi di grande aiuto anche per noi allenatori, perché posso davvero vedere dove possiamo arrivare. Il mio sogno è pensare che questa cosa pian piano sia automatica nelle scuole, nella riabilitazione, cioè lo sport e il movimento deve diventare riabilitativo. Poi dopo arrivano le medaglie, arrivano i campioni, arrivano quelli che vincono, ma non è quello il punto. Per me, già che loro vadano a casa con la consapevolezza che possono muoversi, possono correre da soli, possono saltare, questa è la vittoria più grande, vale molto più di 1000 medaglie.